successo all'asta dei bot piazzati a un rendimento dimezzato rispetto a novembre. Scende anche lo spread sui titoli decennali. Oggi Consiglio dei Ministri per il lancio della fase 2. Si allarga lo scandalo calcio scommesse. Fra le partite truccate potrebbero esserci anche delle sfide di Serie A. Nelle intercettazioni i nomi di altri tre big del pallone. A Palermo una donna è morta nell'incendio della sua abitazione. Salvata dai vigili del fuoco la figlia disabile trentenne. Ora è ricoverata per intossicazione da fumo. Muore vicino a Chieti un uomo travolto da un'auto. Si era fermato per cambiare una gomma. Rintracciato e fermato il pirata della strada. Era ubriaco. Scoperto un laboratorio di analisi abusivo a Palermo, migliaia di pap test e altri esami fatti dal falso biologo, tutti dovranno essere ripetuti. In Corea del Nord i funerali solenni di Kim Jong-il, le esequie cerimonia seguita da migliaia di persone che ostentano lacrime e disperazione, le cerimonie dureranno due giorni. Addio a Cheetah, lo scimpanzé dei film di Tarzan degli anni 30. La scimmia, che era maschio e si chiamava Jig, aveva 80 anni ed era stata la capostipite degli animali attori. Sarà un capodanno al passo con i tempi. Anche nelle feste di mezzanotte tornano abiti di una volta e trucchi curati ma semplici. Tra poco a TG2 Costume e Società. E a Medicina 33, un ospedale speciale a Roma per i poveri e gli immigrati. Buongiorno a voi tutti e benvenuti al TG2. È stato ottimo il risultato per l'asta dei titoli pubblici e ha portato ossigeno ai conti. A fronte di una domanda elevatissima, i rendimenti dei bot semestrali si dimezzano e oggi il governo darà il via alla cosiddetta fase 2 per il rilancio dell'economia. Marzia Roncacci. Buone notizie per i conti pubblici italiani. L'attesa asta dei bot semestrali e dei certificati a 2 anni è stata un successo. Nonostante le preoccupazioni della vigilia legate all'elevato livello degli spread, i rendimenti sono crollati grazie ad una domanda molto alta. Così per i bot semestrali il rendimento si è dimezzato a poco più del 3%, per i CTZ a 2 anni al 4,8%. L'elevata domanda è legata a due fattori. Da un lato i risparmiatori privati che danno fiducia all'investimento in titoli pubblici, dall'altro le banche che hanno visto una possibilità di investimento a breve redditizio, dopo aver ricevuto dalla Banca Centrale Europea una liquidità aggiuntiva, 116 miliardi di euro finanziata al tasso dell'1%. Un buon viatico per l'ultimo Consiglio dei Ministri dell'anno. Tra 2 ore il governo Monti metterà a punto l'agenda per la cosiddetta fase 2, quella per il rilancio. Liberalizzazioni, lavori pubblici e mercato del lavoro sono questi i temi di fondo sui quali si incentrerà l'esecutivo. Il governo metterà a punto una serie di azioni da realizzare mese per mese fin dai primi di gennaio. Sarebbe addirittura d'arrivo anche il decreto interministeriale che ogni anno adegua le tariffe autostradali. Tra oggi e venerdì dovrebbe essere pronto il testo definitivo. Per le liberalizzazioni l'intento è di recuperare le norme rimaste fuori dalla manovra su taxi, farmacie, servizi pubblici e trasporto locale, ma anche energia e servizi postali. Il provvedimento potrebbe arrivare entro gennaio. Ed è stata immediata la reazione della borsa dopo i risultati dell'asta dei titoli pubblici. Piazza Affari torna in positivo e lo spread scende. Ma per un aggiornamento ci colleghiamo subito con Alberto Barbagallo a Milano. Buongiorno Alberto. Buongiorno, hanno guadagnato soprattutto i titoli del comparto finanziario dal buon andamento dell'asta dei bot di cui abbiamo appena sentito. D'altra parte sono le banche, probabilmente fra coloro che hanno guadagnato più direttamente dall'iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, potendone reinvestire una parte appunto in buoni del tesoro che rendono comunque molto di più. E l'effetto sullo spread fra i rendimenti effettivi dei BTP decennali e dei Bund tedeschi è un calo a 483 punti base dagli oltre 500 di ieri sera e ancora di stamattina. In borsa l'indice FTSE MIB sale adesso dello 0,94% e dopo essere arrivato a guadagnare fino all'1,35% immediatamente dopo i risultati del buon collocamento dei bot. FTSE MIB si avvia comunque a chiudere l'anno con un meno 25% complessivo. La capitalizzazione della borsa è a 333 miliardi di euro,
pari al 20,7% del prodotto interno lordo italiano. Segno positivo anche nelle altre piazze europee oggi. Londra più 0,63, Parigi più 0,60, stabile Francoforte, Zurigo guadagna lo 0,45%, l'euro staziona a 1,3073, alla borsa di New York si prospetta un avvio di giornata pressoché stabile. A voi studio. In attesa che il governo vari le nuove misure per la crescita economica, i partiti lanciano segnali a monti. PDL e PD chiedono un cambio di passo, un sì condizionato dall'Italia dei valori, mentre rimane critica la Lega. Ma per Casini questo governo cambierà la politica. Sentiamo Roberto Chinzari. Distinguo, malumori, critiche. L'appoggio dei partiti al governo Monti non è affatto indolore, nelle PDL soprattutto. L'ex sottosegretario Crosetto sottolinea, bisogna aiutare questo governo a lavorare, ma ai professori spesso sfugge la realtà del paese. Un invito a Monti a cambiare passo arriva anche da Gasparri e Cicchitto. Atteggiamenti che non stupiscono più a Ferdinando Casini, sicuro che questo governo cambierà la politica. Sostegno convinto dell'UDC, il cui leader nota come sia il colmo che le accuse, le proposte di soluzione arrivino da chi, come Berlusconi, fino a ieri è stato il problema. Distinguo anche nel Partito Democratico, sosteniamo lealmente il governo Monti, che è un'opportunità, scrive Fassina, tuttavia è chiaro che il suo non è il nostro programma. Al PD si rivolge Di Pietro, chiedendo di scegliere di tornare alla foto di Vasto. Uno spiraglio però lo apre al governo, dichiarando a misure di crescita ed equità l'Italia dei Valori può votare sì. Rimane la netta opposizione della Lega Nord. Roberto Calderoli si rivolge a Silvio Berlusconi e gli chiede di staccare la spina al governo Monti. Si allarga l'inchiesta sul calcio scommesse, tra nuovi sospetti e smentite. Altri 10 partite nel mirino. I servizi sono di Caterina Proietti e di Gabriele Lobello. Se c'è qualcosa che oggi vogliono chiarire gli inquirenti è quanto si deve ancora scavare per trovare tutti i giocatori coinvolti nella ragnatela del calcio scommesse. Alle 11 in punto, davanti al procuratore di Cremona Roberto Di Martino, è comparso Nicola Santoni, ex preparatore atletico dei portieri del Ravenna, amico di vecchia data di Cristiano Doni. A lui, secondo l'accusa, l'ex capitano dell'Atalanta avrebbe dato 25.000 euro per convincerlo a non parlare. Un dono ad un amico in difficoltà, invece sempre precisato Doni. E nuovi elementi, legano il nero azzurro Manfredini e Bettarini ad una presunta talpa della Lega Calcio di Milano, la responsabile dell'ufficio giustizia sportiva, che li informava su come comportarsi e prometteva un aiuto per ringraziarsi il giudice sportivo. Ieri per 6 ore Carlo Gervasoni, difensore del Piacenza, è stato faccia a faccia con il PM. Ha fatto i nomi di un'altra 15ina di giocatori che secondo la sua versione scommettevano e avevano un ruolo in tutto il sistema, almeno 3 di Serie A, nomi che presto verranno iscritti nel registro degli indagati. Tra le ultime dichiarazioni di Gervasoni, intercettazioni e successive smentite, si allarga l'ennesimo scandalo del calcio. Tra i nuovi 10 match truccati, 3 di Serie A sono sotto inchiesta. Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, entrambe concluse 4-2 in favore dei laziali sul finire dell'ultimo campionato, e Palermo-Bari, partita vinta 2-1 dai siciliani lo scorso 7 maggio. 2 partite su 3 sarebbero finite esattamente come volevano i grandi scommettitori. In una intercettazione ambientale, l'ex preparatore dei portieri del Ravenna, Nicola Santoni, parlando con un certo Maurigno, ha fatto i nomi di 3 azzurri, Gigi Buffon, Fabio Cannavaro e Rino Gattuso. Buffon, così afferma Santoni, sarebbe arrivato a giocarsi anche 100-200 mila euro al mese. Lui, Gattuso e Fabio Cannavaro, ha detto, sono malati d'azzardo. Intercettazione che non avrebbe trovato riscontri tra le carte, come confermato da Roberto Di Martino, il procuratore capo di Cremona, che coordina le indagini. Nulla che conduca questi 3 calciatori, ha detto. Lo stesso legale di Santoni ha precisato che il suo cliente non ha mai avuto rapporti con i 3 azzurri. Una fine terribile per una donna morta a Palermo nel rogo che si è sviluppato nella sua abitazione. È salva la figlia disabile. Roberto Rubolo. Vivere e morire ai margini. Nunzia Carmela Castelli abitava in questa palazzina al secondo piano in via Messina Marina, la periferia estrema di Palermo. La casa era diventata una piccola discarica. Accatastava in una stanza la plastica, la carta e gli stracci trovati nei cassonetti, forse per venderli e racimolare qualche centesimo. Nunzia Carmela Castelli aveva 69 anni e accudiva, come poteva fare, lei, asmatica e piena di acciacchi, la figlia trentenne e disabile. La carta, la plastica
degli stracci raccattati per strada hanno alimentato le fiamme che a mezzanotte sono divampate nella stanza di scarica, forse a causa di un cortocircuito. Il fumo ha invaso la casa, sono arrivati i vigili del fuoco, madre e figlia sono riuscite a scappare, aiutate da alcuni vicini. Dopo qualche minuto l'anziana è caduta a terra, svenuta. Qualcuno ha chiamato il 118, l'ambulanza è arrivata troppo tardi. Nunzia Carmela Castelli era già morta, asmatica è rimasta soffocata dal fumo. La figlia è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale civico. Per lei nessun problema, sta bene e si trova ancora in osservazione. Sull'incendio indaga la polizia, gli agenti hanno trovato una stufa a gas rotta. Verificheranno se il cortocircuito possa essere stato provocato da un allaccio abusivo alla rete elettrica. Silenzio radio e nessun altro contatto. Sono ore di angoscia per i marinai a bordo del mercantile sequestrato dai pirati al largo delle coste dell'Oman. Monia Venturini. Nessun nuovo segnale dopo che ieri mattina l'armatore delle Ricoglievoli era riuscito a parlare al telefono con il comandante della nave Agostino Musumeci. Poche parole ma rassicuranti prima che il telefono satellitare venisse spento del tutto. A bordo 18 marinai, 6 sono siciliani. Ora del cargo italiano sequestrato mentre incrociava al largo delle coste dell'Oman sappiamo solo che è diretto verso la Somalia, probabilmente al villaggio di Arardere, un vero e proprio covo dei pirati. Questa mattina all'unità di crisi della Farnesina a Roma si è tenuto un incontro con l'armatore della Marnavi di Napoli. Dal Ministero fanno sapere di lavorare a fianco della Marina Militare e di essere costantemente in contatto con le famiglie dei marinai. Per il resto, come in altri casi, chiedono il riservo della stampa. I bucanieri del terzo millennio non sono più i giovani pescatori allo sbando di un tempo. Oramai la pirateria somala è un'industria da 238 milioni di dollari all'anno, con solide basi finanziarie a Dubai e a Londra. Gli ostaggi sono per i pirati merce di scambio preziosa e valgono riscatti che sono in media di 5 milioni e mezzo di dollari a nave, dice la Lloyd, la compagnia di indennizzo marittimo più importante al mondo. Un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto pirata in provincia di Chieti, ma chi guidava è stato rintracciato e fermato. Era ubriaco. Alice Cercone. Scendono dall'auto per cambiare uno pneumatico e vengono travolti da una vettura con a bordo due giovani ubriachi. È accaduto nel Chietino, alle prime luci dell'alba, sulla strada provinciale che dal mare porta al centro di San Salvo. Luigi Dell'Arciprete, di 35 anni, è morto sul colpo. Ricoverata nell'ospedale di Vasto, la fidanzata 26enne, Andrea Firnes, che se l'è cavata fortunatamente con una prognosi di una trentina di giorni. A investirli un'altra coppia di ragazzi, poi fuggiti senza preoccuparsi di prestare soccorso. Sono stati individuati poco dopo nell'abitazione della giovane dai carabinieri di San Salvo. Arrestato il conducente, Francisco Javier Angulo Amesqua, 31enne spagnolo che vive tra Madrid e il centro costiero abruzzese dove abita la fidanzata, raggiunta per festeggiare Natale e compleanno. Adriana Ciccarella, il nome della giovane di 29 anni, denunciata a piede libero. Gli accertamenti dei carabinieri hanno appurato un tasso alcolemico molto elevato nel sangue di entrambi. È possibile che al momento della fuga non si fossero resi conto della gravità dell'incidente. 13 giostrai accusati di una lunga serie di rapine tra Veneto e Toscana sono stati arrestati a Venezia. Nella banda c'erano anche donne. Sentiamo Stefania Bolzan. Durante le rapine non esitavano a picchiare selvaggiamente, sferrando pugni e calci in pieno volto alle loro vittime fino a tramortirle, come in queste immagini scioccanti riprese dalle telecamere di videosorveglianza di una gioielleria di Jesolo Lido, dove due componenti della banda avevano fatto irruzione nell'agosto 2010. È comparando questi filmati con quelli di altre rapine a banche e negozi di Veneto e Toscana che la squadra mobile di Venezia è arrivata all'identificazione e all'arresto di 13 persone, tra loro anche tre donne, facevano tutti parte di una banda di giostrai. Vi erano i capi promotori, praticamente gli adulti di questo gruppo anche legato da vincolo parentale, poi vi erano i più giovani che avevano il compito di veri e propri assaltatori e si è evidenziato anche il ruolo delle donne che erano dei veri e propri portaordini. A mettere sulle giuste tracce gli agenti due particolari, la felpa a maniche lunghe indossata da Charlie dell'Innocenti nonostante il caldo ferragostano che gli serviva per coprire le braccia tatuate fino ai polsi e poi il naso prominente di Stefano Cervellin, era il gaggio, ovvero il non sinto, colui che per la sua faccia apparentemente pulita entrava per primo a volto scoperto aprendo la strada ai complici. In un anno e mezzo la banda aveva già superato il milione di euro di proventi, molti capi di imputazione a loro carico tra cui associazione a delinquere e rapina aggravata. Torniamo a parlare delle ricerche di Roberto Straccia, lo studente scomparso a Pescara. Oggi è il suo compleanno e gli amici hanno affisso uno striscione con la scritta «Tanti auguri Roberto, ti aspettiamo». Daniela Senepa.
Gli auguri a Roberto Straccia da uno striscione sul ponte del mare che sovrasta l'acqua e guarda la città. Gli auguri di tutti a questo ragazzo marchigiano che oggi compie 24 anni, ma è sparito da 2 settimane. Lo cercano a Pescara senza sosta carabinieri, familiari, amici. Lo cercano in maniera scientifica, organizzata, seguendo tecniche di ricerca precise, là, in quella zona sud della città, dove si perdono le sue tracce fiutate dai cani molecolari e dove 2 persone dicono di averlo visto. Ma segnalazioni altre lo davano a Natale su un autobus a Pescara, la notte dopo su una nave diretta in Sardegna e poi ancora a Foggia. Ma non c'è un solo riscontro. Roberto Straccia non c'è. 2 anni fa il giovane era caduto in casa sua, qui a Pescara, dove studia. Contusione cranica ed amnesia. E se fosse accaduta analoga cosa, dicono gli amici, se si fosse smarrito? Domande, domande, solo domande, nessuna risposta però sin qui su dove sia Roberto Straccia. Sono stati arrestati gli autori dell'omicidio di un'anziana uccisa in provincia di Savona durante una rapina 2 settimane fa. Alessandra Farina. 2 voci concitate si parlano al cellulare nel cuore della notte. Sono stranieri, forse albanesi. Sullo sfondo il rombo di una moto. È il 15 dicembre e i 2 si trovano ad Albissola, poco lontano da dove è appena stata massacrata un'anziana signora di 88 anni durante un tentativo di rapina e da dove è stato anche rubato un ciclomotore. Non si tratta di coincidenze per le forze dell'ordine che stanno cercando gli autori di quell'efferato omicidio e che soprattutto stanno intercettando quella conversazione telefonica. Abbiamo rilevato una telefonata in particolare compatibile nell'ora dell'avvenuto delitto. L'abbiamo immediatamente rapportata alla Procura della Repubblica Savona, la quale in base a questo tipo di grave indizio ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei 2 albanesi. Non aver lasciato tracce sul luogo del delitto non è servito a farla franca a Eugen Dervisci, 25 anni, e Victor Marchi, 21, arrestati ieri mattina nelle loro abitazioni di Alessandria e Ricaldone, in Piemonte. A Palermo i carabinieri del NAS sequestrano un laboratorio abusivo di analisi, da rifare migliaia di esami e pap test. Bruno Gambacorta. Sono 5.000 le pazienti palermitane che dovranno ripetere il pap test e gli altri esami che hanno effettuato negli ultimi mesi in un laboratorio abusivo scoperto nel capoluogo siciliano dai NAS. A colpire non è tanto l'abuso quanto le sue possibili conseguenze sulla salute di tante donne, costrette a rifare un esame certo semplice e non invasivo, dal quale dipendono però decisioni importanti che i medici hanno dovuto prendere sulla base di referti inattendibili. A mandare avanti il laboratorio di analisi non autorizzato era un tecnico di laboratorio in pensione con l'aiuto della figlia biologa. Le attrezzature del valore di circa 500.000 euro sono state sequestrate e subito dopo è scattata la ricerca delle pazienti e dei loro ginecologi, da avvertire in tempi brevi per evitare diagnosi sbagliate in un campo delicato come il tumore della cervice uterina. Guidare un'auto a 17 anni ora sarà possibile. I minorenni potranno esercitarsi con un adulto accanto in previsione dell'esame al compimento della maggiore età. L'adulto dovrà avere almeno 10 anni di esperienza alla guida. La norma è diventata legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 21 aprile 2012. Botti e petardi a Capodanno, vietati quest'anno in centinaia di comuni. Olimpia Mignosi. Troppo pericolosi per noi e per i nostri animali. Niente petardi, botti e altre assurde diavolerie per salutare la fine del 2011. Così più di 800 amministrazioni comunali da nord a sud hanno emesso un'ordinanza che li vieta. Coinvolti anche grandi centri urbani come Torino e si prevede che entro il 31 dicembre l'elenco includerà 1200 comuni determinati attraverso un divieto totale o parziale a evitare uno scenario che puntualmente si ripete. Un bilancio che a fine 2010 parlava di un morto e più di 100 feriti. Qualcuno spera che la crisi colpisca anche la vendita di micce, botti e petardi che tradizionalmente vengono sparati a Capodanno. Per il momento a ricordarla ci pensa questo mega petardo che a Napoli hanno battezzato, manco a dirlo, spread. I rischi sono tanti, pericoloso maneggiarli, pericolosi quando esplodono e quando difettosi non esplodono. E il pericolo vale per tutti, animali inclusi. Le diavolerie pirotecniche provocano ogni anno la morte di 5.000 animali, ricorda l'Associazione Italiana Difesa degli Animali. 500 cani, altrettanti gatti e uccellini. Gli animali hanno un udito più sviluppato del nostro. Per loro quella di San Silvestro è la notte peggiore dell'anno.
È ripreso al Cairo il processo Hosni Mubarak, l'ex presidente egiziano accusato di concorso in omicidio di 850 manifestanti durante la rivolta popolare che lo ha costretto a lasciare il potere. 83 anni, Mubarak è arrivato in ambulanza, disteso su una barella. Da aprile è agli arresti in un ospedale militare. L'ex Rais rischia la pena di morte. Cristina Kirchner lascerà per un mese la guida dell'Argentina per essere operata di tumore. È solo l'ultima di una lunga lista di leader latinoamericani colpiti dal cancro. Claudia D'Angelo. Cristina Kirchner, rieletta due mesi fa presidente dell'Argentina, sarà operata il 4 gennaio per un tumore alla tiroide, in fase iniziale, scoperto da un check-up di routine. Non presenta metastasi e i medici sono certi che potrà tornare presto al lavoro. Quello che resta nella percezione comune, il male del secolo, sembra accanirsi contro i leader dell'America Latina che, bisogna dire, lo affrontano con un coraggio da leoni. Una battaglia che sta combattendo da molti mesi il presidente venezuelano Hugo Chavez, 57 anni, che i medici cubani stanno curando per un tumore molto aggressivo. A Cuba, da 6 anni, lotta contro il cancro anche Fidel Castro, 85 anni, che è un tumore intestinale allontanato dal potere. Una battaglia già in parte vinta dall'ex presidente brasiliano Lula. I medici hanno fatto sapere che il cancro alla laringe che lo ha colpito è regredito del 75%. Definitivamente guarita dopo un trattamento di chemioterapia che l'ha lasciata quasi calva, l'attuale presidente del Brasile, Dilma Rousseff, alla quale durante la campagna Lula è stato asportato un linfonodo. E come lei è guarito anche il presidente del Paraguay, Fernando Lugo, che ha sconfitto lo scorso anno un cancro linfatico. Seguirli nelle loro umanissime vicende è stata per la gente una lezione di speranza. Iron Duke, il duca di ferro, così la stampa britannica ha ribattezzato Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta, che a 90 anni si è ripreso perfettamente dall'operazione alle coronarie. Da Londra, Stefano Tura. I ben informati riferiscono che prima di lasciare l'ospedale il principe Filippo avrebbe fatto su e giù per le scale per ringraziare medici ed infermieri. Seppure impaziente di ricongiungersi alla famiglia a Sandringham, avrebbe inoltre scelto di affrontare il viaggio di ritorno in auto, oltre 2 ore di strada, rinunciando all'elicottero. Insomma, a dispetto dei suoi 90 anni suonati, di un cuore che da 20 anni fa i capricci e di acciacchi che ciclicamente lo costringono a soggiorni forzati in clinica, come l'infezione polmonare che lo ha colpito nel 2008, il marito della regina Elisabetta è tornato in forma smagliante, pronto a festeggiare la fine dell'anno con tutta la famiglia riunita. Un vero duca di ferro, lo descrivono oggi i giornali, che non mancano di sottolineare come, non appena rientrato nella tenuta del Norfolk, il principe Filippo abbia chiesto che gli venisse servito un pranzo a base di cacciagione, rammaricandosi di non avere potuto prendere parte alla tradizionale battuta di caccia del giorno di Santo Stefano. I medici gli hanno prescritto riposo assoluto, ma lui non sembra affatto intenzionato a rinunciare alla sua vita sociale e ai suoi impegni accanto alla sovrana. Nel 2012 la regina Elisabetta festeggerà i 60 anni di regno e la coppia reale ha in programma un lungo tour celebrativo da nord a sud del paese. Dolore di Stato e scene di irreale disperazione in Corea del Nord per i solenni funerali di Kim Jong-il, il dittatore morto il 17 dicembre. Il corrispondente è Paolo Longo. Quando era in vita, la geografia ufficiale attribuiva a Kim Jong-il anche la capacità di modificare il tempo. E così oggi, alle folle disperate che si affollavano sul percorso del funerale, la forte nevicata della mattina è sembrata un segnale del gelo che è sceso sul paese per la sua morte. Il commento solenne e molto commosso della televisione di Stato nordcoreana accompagna i grandiosi funerali di Kim Jong-il, dittatore morto il 17 dicembre scorso dopo una malattia tenuta nascosta alla popolazione. Una cerimonia perfettamente coreografata fra pompa e scene di disperazione per lanciare al mondo, ma soprattutto all'interno del paese, un messaggio di fedeltà al regime della famiglia Kim. In testa al corteo è il successore designato, Kim Jong-un, che negli ultimi giorni è stato celebrato dalla televisione di Stato come il nuovo caro leader e il saggio capo del Partito Comunista, segno che la nomenclatura del paese lo ha accettato come guida. Di lui non si sa quasi nulla, neanche l'età, forse 27 anni, ma si sa che è certamente privo dell'esperienza necessaria a guidare un paese nel quale milioni di persone soffrono la fame, ma è dotato di un suo arsenale nucleare.
In Australia un coccodrillo gigante, ospite di un parco per rettili, pare abbia una passione sfrenata per attrezzi e macchinari. Così quando ha visto un gruppo di giardinieri che lavoravano, prima li ha attaccati e poi ha rubato la falciatrice che stavano utilizzando, rimettendoci due denti. Ci sono volute ore per distrarre Eric, così si chiama il coccodrillo, dal suo nuovo giocattolo e riuscire a recuperare la falciatrice. Dalla Francia arriva la storia commovente di una coppia di anziani e di un cucciolo di capriolo. Il corrispondente Fabio Cappelli. Quando Emilien si sposta per la casa, Bambi la segue e si lascia coccolare molto volentieri. È diventata parte della famiglia da quando Raymond, il marito di Emilien, l'ha salvata. Il cucciolo femmina di capriolo era rimasto bloccato a pochi giorni di vita in una trappola per volpi. Ma tra pochi giorni la coppia di anziani agricoltori dell'ovest della Francia dovrà separarsi da Bambi e ne hanno il cuore spezzato. Mi sono quasi ammalata per questa storia. Per due mesi abbiamo cercato di metterci in regola, ma proprio questo si è rivelato un boomerang. La prefettura ritiene infatti che Bambi non possa vivere in una casa perché è un animale potenzialmente pericoloso. Il 31 dicembre i servizi veterinari verranno a prelevarla per portarla in un parco. Emilienne è convinta che Bambi non sopravviverà perché è abituata a prendere cibo solo da lei. Quando è arrivata in casa era Emilienne a darle il biberon tutti i giorni. Una storia commovente di cui si sono occupate sia la stampa che la televisione ed è partita una campagna di solidarietà con tanto di raccolta di firme per far restare Bambi a casa sua. Cita, lo scimpanzé amico inseparabile di Tarzan, è morto a 80 anni. Maria Grazia Capulli. Ehi, lei cosa fa? Vuol fare il furbo, Si prende la sua! È perché Leocon è che... Possibile, allora, perché... Dipende sempre dai punti di vista. Povera sì l'incolpevole figliola del Fantozzi, ma povera pure Cita, che dopo una più che onorevole carriera inaugurata negli anni 30 nei leggendari studios hollywoodiani, si è vista relegare al ruolo di sinonimo, fino a ieri vivente, di bruttezza estrema. Insondabile caso del destino, perché lo scimpanzé Jigs, primate maschio, molto apprezzato pare dalle femmine del medesimo rango, nel suo genere era proprio un bel tipo, e anche come attore non se la cavava male, fu lui, almeno recuperiamogli il suo orgoglio di maschio, a decretare in buona sostanza la fortuna della serie di Tarzan, girata tra il 32 e il 34 accanto al nuotatore Johnny Weissmuller, agio da campione olimpico in vasca non altrettanto tra le liane della giungla. Viveva a contento in una riserva in Florida il nostro scimpanzé, le mani sempre inzuppate di colore. Il disegno era la sua grande passione accanto a un'altra che ben sapeva come far comprendere a chi aveva intorno e che vale forse come suo testamento spirituale, far sorridere ogni umano che entrava in contatto con lui. Sarà come ogni anno il protagonista della tavola di Capodanno, è lo zampone che compie 500 anni. Andrea Martino. Anno del Signore 1511. La città di Mirandola è assediata dalle truppe nemiche. Per resistere alla fame si decide di macellare i maiali e di conservarne la carne nella pelle della zampa. È così, in bilico tra storia e leggenda, che nasce lo zampone. E l'idea sarebbe venuta al cuoco dell'illustre filosofo Pico, appunto della Mirandola. Dunque i pensieri del grande umanista per nutrire l'anima, quelli del suo chef per saziare il corpo. Ed è per festeggiare i 500 anni dello zampone che a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, ne hanno cucinato uno di 900 kg. E se volete unire tradizione e innovazione, ecco l'idea del grande chef modenese Bottura di preparare dei ravioli particolari. Oggi ho creato questo piatto che è un raviolo ripieno di zampone e lenticchie. Abbiamo così concentrato lo zampone, il suo sapore, le sue carni al massimo. Ha praticamente il 34% di grasso in meno rispetto a una volta, perché è stato riempito con carni selezionate di altissima qualità. Naturalmente porzioni più piccole, visto il notevole apporto calorico, sono da consigliare per il classico piatto con le lenticchie di fine anno. Questa mattina al Colosseo, sopralluogo dei tecnici con un mezzo dotato di braccio elevatore per verificare meglio lo stato di salute del monumento dopo i frammenti caduti nei giorni scorsi. Ora alcune parti dell'anello dell'anfiteatro Flavio sono transennate, così come inaccessibili sono il piano ipogeo e la terrazza. Il commissario UNESCO per l'Italia, Giovanni Puglisi, non ha nascosto i suoi timori. Sono preoccupato, occorre iniziare subito i lavori di restauro. Crollano i cinepanettoni, ma uno dei protagonisti, Leonardo Pieraccioni, ha già la soluzione. L'ha spiegata Daniela Bisogni nel corso della rassegna Capri Hollywood.
Questi cinepanettoni sono dimagriti perché è sbagliato farli uscire a Natale. Devono uscire il 15 d'agosto, capito? Il cinepanettone perché uno c'ha sempre voglia di vedere qualcosa che non ha lì per lì. Per cui i cinepanettoni usciranno il 15 d'agosto, il prossimo anno. Dopo non li vede nessuno? Ma intanto li vede più nessuno nemmeno ora, per cui tanto vale dire non li ha visti nessuno, perché? È perché tu li hai fatti uscire il 15 d'agosto, li dovevi fare uscire il 15 dicembre. E così almeno si fa un po' di conversazione, sennò di che si parla nella vita? Che fa? Dopo cambia lavoro, non so. Ho cambiato lavoro, ho rimesso la domanda all'Enel. Con De Sica vi siete parlati? Sì, ci siamo parlati finora e faremo un film insieme, Natale al TG2. Sarà. Avete mangiato pandori con un po' meno di uvetta, diciamo. Sì, ma nel film faremo Natale al TG2, non sarà più, sarà un teletorrone, capito? Un teletorrone perché andrà in onda soltanto alla Rete 2, sul TG2. Adesso ti devo salutare perché in realtà non avrei niente da fare, però è bello perché ho visto, no, che quelli importanti a un certo punto scappano, trovano la chiusa e vanno via così. Ciao, ciao, ciao. È tutto, la prossima edizione andrà in onda alle 18:15, mentre noi ci rivediamo tra 2 minuti esatti con le nostre rubriche. Grazie, a tra poco.